Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, egli gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele. È strano e particolare questo testo che parla della generazione di Gesù, della sua nascita, in una giornata in cui la Chiesa celebra, la festa della Natività della Beata Vergine Maria. E proprio in questa festa della Natività di Maria si parla della Natività di Gesù. E è curioso, ma è molto importante, molto significativo, perché tutta la vicenda di Maria, tutta la sua vita, tutta la sua storia, ha senso nella misura in cui fa riferimento a questo centro, a questo nucleo centrale, a questa persona specifica che è la persona del Figlio di Dio, l'Emmanuele, il Dio con noi. E proprio il testo dice, poco dopo il racconto degli antenati di Gesù, in cui si inserisce anche la figura, di Maria, racconta, il come, fu generato Gesù Cristo, con la vicenda di Giuseppe, l'uomo giusto, l'uomo del silenzio. Ma penso che, è un momento, se noi pensiamo a una storia normalissima anche, e comparando a quella di Maria e Giuseppe, probabilmente non è stato per nulla semplice per loro accogliere un bambino con questo grande mistero. Ma la grandezza di Maria e Giuseppe non è solamente il fatto di accogliere Gesù nella loro vita, che anche se non comprendevano fino in fondo cosa stava accadendo, cosa stesse accadendo, ma al di là di questo è anche il fatto che loro hanno in qualche modo messo da parte i loro sogni e hanno fatto proprio il sogno di Dio nella loro vita. E pensando, forse apparentemente perdendo qualcosa, mettendo da parte le proprie intenzioni, in realtà li riprendono totalmente presso Dio, perché presso Dio apparentemente e inizialmente si perde qualcosa, si mettono da parte alcune cose per guadagnare veramente tanto. Con Dio a volte perdiamo e perdiamo quelle cose che non ci servono, anche a livello di sogni, anche a livello di cose molto importanti, ma è semplicemente dei no per raggiungere dei sì molto più importanti per la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.